La prima differenza tra la viola e il violino balza subito all'occhio. Il violino, infatti, ha una lunghezza della cassa di circa 35 cm e mezzo, mentre la viola può arrivare ad averne 42 come la mia o anche di più. Se però nel violino abbiamo una misura standard, nella viola non è così. Esistono infatti varie dimensioni dello strumento. Il problema che affligge da sempre i liutai nella costruzione delle viole, infatti, è il rapporto tra le dimensioni dello strumento e la sua capacità di reggere i suoni più gravi. Sappiamo infatti che la cassa della viola, per reggere il suo registro grave, dovrebbe misurare almeno 50 cm. E quindi l'esecutore si troverebbe con un braccio esteso e la cosa renderebbe impossibile suonare lo strumento. Il liutaio deve essere quindi in grado di trovare sempre quel compromesso fra la dimensione dello strumento e la sua capacità di reggere il registro più grave. Parliamo invece ora di una cosa che hanno in comune questi due strumenti, e cioè tre corde: la corda del La, la corda del Re e la corda del Sol. Il violino, oltre ad avere queste tre corde in comune con la viola, presenta anche la corda più acuta del Mi. La viola invece presenta queste tre corde in comune e in più questa corda grave del Do. Ma la vera differenza fra i due strumenti è la qualità timbrica. Il violino ha un suono più brillante, più squillante e più acuto, mentre la viola ha un timbro più caldo, scuro e pastoso. Ora vi farò sentire la differenza fra i due strumenti eseguendo la stessa melodia. Ma le differenze non stanno solo negli strumenti, bensì anche nei rispettivi archi. L'arco da viola, infatti, presenta più crini di quello del violino. Inoltre, l'arco da viola pesa più o meno 10 grammi in più. Infatti, il suo peso si aggira attorno ai 70-72 grammi, mentre quello del violino pesa tra i 60 e i 62.